Ieri durante il Consiglio Municipale del Municipio Quinto Valpolcevera si è parlato di Gronda, fa riflettere la dicitura soluzioni condivise. Che cosa è successo? Che cosa intendete con soluzioni condivise? Allora, soluzioni condivise è un termine che è stato inserito in un atto parlamentare che ha avuto la funzione di mettere d'accordo i due gruppi che in questo momento ci governano a Roma e soprattutto fronteggiare un atto promosso, diverse mozioni promosse dall'opposizione e dal centrodestra che prevedevano la partenza dei cantieri immediata. La stessa cosa si è ripetuta a livello politico nel nostro municipio, uno dei due municipi più interessati da questo disastro e da tutte quelle che sono le iniziative che ci devono portare sia alla ricostruzione del ponte, sia a una ripristino di una viabilità accettabile e soprattutto alla discussione di un'infrastruttura che da sempre crea un enorme, a parte conflitti tra chi ci crede, tra chi la vuole e chi non la vuole, ma soprattutto in chi ha approfondito i temi, sicuramente crea grandi perplessità di tipo economico, sulla durata, sul vero impatto che potrà avere sulla viabilità genovese. Ci sono studi che dicono che alla fine poi la riduzione del traffico passante non sarebbe superiore al 20%. Ci sono studi che dicono, fatti da autostrade stesse, che dicono che già il traffico in questi anni è diminuito, ancora prima che crollasse il Morandi. C'è una Unione Europea che ci dice che entro il 2050 il traffico su gomma deve essere ridotto, drasticamente abbattuto a favore del traffico su ferro, e noi vorremmo presentarci fra 10 anni, forse, perché questi sono i tempi di realizzazione, fatto salvo i soliti stop e blocchi che l'Italia spesso ha visto nelle sue, come dire, nella costruzione di infrastrutture. E mi chiedo, ci presentiamo fra 10 anni con un'opera che è vecchia già adesso, perché il progetto è già datato, e fra 10 anni, quando tutta l'Europa avrà trasformato una grossa parte dei trasporti su rotaia, e noi ci presentiamo con una bellissima e fantasmagorica opera che sarà costata miliardi, sarà costata probabilmente dissesto idrologico, sarà costata probabilmente in salute, perché da quelle rocce usciranno sicuramente quantità enormi di amianto su cui nessuno ci potrà garantire rispetto a una corretta gestione, a un corretto smaltimento. Ma le cose che vengono in mente sono tante, criticabili da tantissimi punti di vista. Io questo ho detto durante il mio intervento. Pensiamo allo sluridotto, cioè a quel sistema di smaltimento dello smarino che prevede una rotaia a pochi metri dal suolo dentro il letto del Polcevera. E noi sappiamo che il Polcevera, come tutti i rivi genovesi, sia soggetto in qualsiasi momento, in qualsiasi periodo dell'anno, più frequentemente in questo, ma in qualsiasi periodo dell'anno, a esondazioni. Pensiamo a questa infrastruttura che occuperebbe ulteriormente il letto del fiume, creando ulteriore rischio. E quindi a chi critica la dicitura soluzioni condivise, che cosa risponde? Ricominceranno dei tavoli per parlarne con la popolazione? Come andranno le cose? Soluzioni condivise che sono state previste dallo stesso ministro De Micheli, di concerto col sottosegretario Traversi, che è l'unico parlamentare ligure in questo momento al governo ed è del Movimento 5 Stelle e con il quale sono spesso in contatto su questi temi. Significa che saranno aperti dei tavoli sia a livello centrale, più tecnico, e sia a livello periferico sul territorio, per capire cosa si vuole fare, qual è l'impatto, qual è la soluzione migliore, ma confrontandosi anche con i cittadini. E cosa farà il municipio adesso? Beh, il municipio ieri, voglio dire in maniera un pochino più precisa rispetto a quanto è stato scritto da un collega consigliere, ieri ha bocciato fermamente, con un certo numero di voti preponderante, la mozione del centrodestra. Quella della Gronda, un progetto vecchio approvato, diciamo così. Quella che stimolava il Consiglio Municipale a incidere sul Ministero perché si partisse col progetto primigenio, la famosa Gronda di Ponente. Quindi è stata bocciata. È stata votata favorevolmente, anche se non all'unanimità, un ordine del giorno
che, come dicevo, in qualche modo ripercorre quello che è stato fatto a livello romano, quindi a livello parlamentare, e parla appunto di condivisione col territorio, di progetti condivisi, e soprattutto parla del problema della revisione delle concessioni delle autostrade, perché alla fine questo è un altro grande tema. C'è un percorso di revisione o addirittura di rimozione di queste concessioni ad autostrade. Sì, perché tra l'altro ricordiamo la Gronda verrebbe costruita da autostrade senza gara. Senza gara perché, come dire, è stata fatta passare un'impresa faraonica del costo e dell'impatto economico enorme, si parla di miliardi, 4,5 miliardi di euro, come un ampliamento di una struttura esistente a carico di una società che ha già in concessione questo tipo di servizio. Questa onestamente è una forzatura, quello che ho detto ieri in municipio. Siamo per fare qualcosa, non siamo per i no, come qualcuno ci accusa, ma siamo per qualcosa che serva. Io ricordo il nostro ministro Toninelli, che ha detto sì, è necessario fare delle infrastrutture in Liguria, ma è necessario anche fare tanta manutenzione, così come in Italia. Quindi pensiamo anche a fare manutenzione prima di costruire nuove strutture. È molto più facile in Italia inaugurare che manutenere, perché si fa bella figura inaugurare. Tornando a ieri, l'ordine del giorno portato in consiglio dal consigliere Ghiglione è un ordine del giorno che condividiamo assolutamente, al quale abbiamo votato favorevolmente. Chiaramente non è stato votato dalla maggioranza del Consiglio e quindi è stato bocciato, ma è un ordine del giorno che riprende sostanzialmente gli stessi punti che sono stati presentati in una nostra mozione che è già depositata in Consiglio, che forse verrà discussa, forse verrà rivista, ma noi assolutamente condividiamo tutto. Come dire, peccato che ieri fosse qualche cittadino in più fosse presente al Consiglio, avrebbe dato secondo me dei riscontri diversi.